vi hanno bannato perché fingete di essere anche un altro. Ciao ragazzi, sono Manuel Di Geronimo, sono una persona che si occupa di cyber security e ad oggi, a parte amante dello sport, mi sto occupando di recuperare profili disabilitati e un problema molto comune è che le persone vengono disabilitate perché fingono di essere anche un altro. Ecco ragazzi, la verità è che questo è un errore comune, una cosa che succede comunemente, perché ci sono degli stronzi che sono dietro a farvi disabilitare l'account volontariamente. Cosa è successo? Questa è una cosa che è successa a me personalmente. Mi hanno disabilitato l'account dove hanno provato a estorcermi del denaro. Usano degli account, non so come fanno, dei sistemi molto evoluti che io ragazzi non so nemmeno come cazzo fanno davvero. Vi riportano l'account e ve lo buttano giù come in personificazione, come avete finto di essere qualcun altro. Lì inizia la diatriba, ovvero innanzitutto avere supporto da Instagram non è così facile, infatti la maggior parte dei miei clienti viene da me per questa situazione e io mi occupo di aiutarli a recuperarli e di aiutare a sistemare questa situazione. Non solo, non felici, quello che può succedere comunemente ragazzi è che vi disabilitano, vi scrivono e come vi scrivono vengono e vi vengono a dire ciao, io ti ho bannato, se vuoi una mano pagami e te lo recupererò. Proprio recentemente un ragazzo su Twitter mi ha chiesto aiuto dicendomi guarda, sono stato disabilitato, come vi farò vedere in questa foto, se per favore puoi aiutarmi a recuperare il profilo bla bla bla. E io ovviamente non entro in questo mondo. Che dire, se vi hanno bloccato per che fingete di essere qualche un altro, la cosa positiva è che si recuperano sempre questi account. Ci può volere un pochino più di tempo, però si recuperano. La cosa buona è che comunque sono problematiche risolvibili, però è una grande rottura di cazzo. Questo perché la gente prova sempre a buttarvi giù il profilo, fino a che a un certo punto non si stufa, non la smette. E che dire, non mollate, non fatevi buttare giù, la gente fa schifo. Veramente una situazione molto noiosa, se ci lavorate me lo posso immaginare. Instagram non vi tutela assolutamente su questo e spero che vi possa aiutare a confermare la situazione. Nulla ragazzi, da questo è tutto. Se vi è successa la stessa situazione, ci siete passati, siete stati minacciati, ditelo nei commenti. Se avete consigli ditele pure, se avete bisogno di assistenza scrivetemi pure, però mi raccomando non mollate, l'account Instagram è sempre una cosa molto importante. Ciao a tutti da Manuel Di Geronimo.